Ciao a tutti. In questi anni in Regione Emilia-Romagna il Movimento 5 Stelle si è occupato spesso di disabilità e parlando con le associazioni e con le persone, molto spesso l'argomento principale, il problema, l'ostacolo principale che incontrano le persone con disabilità è quello dell'integrazione e dell'abbattimento delle barriere, che siano sia barriere architettoniche ma anche soprattutto barriere sociali e culturali. Prendendo spunto dalle riflessioni fatte in questi anni, abbiamo depositato un progetto di legge che parla di progetto di vita indipendente. Sostanzialmente di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto di legge che rende la persona con disabilità fautrice del proprio progetto di vita e da soggetto passivo di politiche sociali a soggetto attivo, grazie anche all'aiuto di un assistente. Assistente che naturalmente può essere una persona di fiducia, un proprio caro, un familiare che instaura un rapporto di lavoro con la persona con disabilità e lo aiuta ad integrarsi pienamente, a realizzare se stesso e a cercare il massimo grado di autonomia all'interno proprio della società e della vita, autonomia che può essere declinata in vari modi, proprio grazie all'aiuto di questo assistente. È una sollecitazione che ci è arrivata da più parti, il concetto di disabilità e di percezione delle persone con disabilità sia da parte di loro stesse che da parte anche dei cittadini è completamente cambiato. Con questo progetto di legge noi vogliamo abbattere completamente ancora quelle barriere che esistono e fare in modo che le persone con disabilità si possano integrare pienamente e che soprattutto si esca da quel concetto anche di istituzionalizzazione della persona che molto spesso non necessita solamente di supporto da parte del servizio sanitario e che a volte purtroppo è costretta magari a rivolgersi a strutture che per quanto belle, moderne e attrezzate però rischiano di diventare una sorta di prigione dorata. Con questo sistema noi vogliamo mantenere le persone all'interno delle proprie abitazioni, all'interno del proprio contesto familiare e aiutarle a realizzarsi pienamente.